Rosso, che ha firmato per primo, quindi abbiamo la fortuna di avere un documento storico visivo che ci fa vedere quelle che sono proprio la parte esteriore del fenomeno della, quindi del tarantismo. Voce narrante di questo video documentario è Salvatore D'Asimo, quindi veramente un documento eccezionale. Riguardo al libro, direi che la cosa migliore è che parli l'autore che l'ha fatto, quindi meglio di noi non c'è nessuno che può dire per questo. Paolo Grossi, grazie. Paolo. Grazie. Allora, la pizzicata o la taranta, perché ho voluto raccontare questo argomento? Allora, io di solito ogni volta che scrivo un fumetto uso il linguaggio del fumetto come pretesto per andare a studiare, a conoscere qualcosa. Lo faccio di solito spesso con la storia degli uomini, le condizioni degli uomini, gli uomini con le loro paure, le loro frustrazioni, le loro emozioni. Qui non è tanto una storia, ma è più la presa in esame di quello che è un vero e proprio rituale, ovvero ho ripercorso il rito della taranta attraverso appunto la via della magia o bassa magia, come diceva anche De Martino, cioè non tanto come quella che è oggi, cioè una danza di intrattenimento eccetera, ma come quella che è arrivata a noi diciamo e poi realmente scomparsa negli anni 60 come appunto un rituale di guarigione, una pratica che veniva fatta per guarire delle persone che poi la gran parte delle volte erano donne, ma sono stati casi di tarantati maschi. E quindi sono andato a ripercorrere, a cercare le radici di questo rito. Questo rito ovviamente ha delle origini molto lontane, ci sono delle varie teorie, quindi c'è appunto la teoria che l'origine sia addirittura greca, quindi è legato ai riti dionisiaci, ma sono diverse teorie. E una figura altrettanto importante, per esempio, è quella per esempio di San Paolo, che è una figura che in realtà arriva dopo, con ovviamente il cristianesimo, ed è il santo appunto che era quello che serviva a guarire dai veleni, dai morsi dei serpenti, dai morsi dei ragni, dai morsi dello scorpione, tanto che nel Medioevo vengono appunto fatte delle medaglie, delle icone che servivano a proteggere o a guarire dai veleni. Ecco, quindi ho voluto partire proprio da questa figura, dalla figura di San Paolo, quindi che la leggenda insomma vuole che lui a un certo punto sia stato morso da questo serpente e anziché morire appunto viene salvato, e da quel momento lui diventa appunto il santo per guarire la gente che viene morsa e avvelenata. Il percorso è un percorso che diciamo ci porta ovviamente nel Salento, ma poi in tutta la Puglia, e tocca anche la Basilicata. Ed è un percorso in cui appunto un appassionato di esoterismo torinese decide di intraprendere questo viaggio in Sud Italia, inizialmente per recarsi a Pompei, in quella che si chiama la Villa dei Misteri, che è visibile ancora ad oggi, dove lui va inizialmente per studiare questo affresco, che vi consiglio di andare a vedere, che è molto bello, ed è uno dei rari casi dove c'è proprio tutta un'iniziazione raffigurata quasi a modo di fumetto in sequenza appunto di questo rituale. Ecco, quindi questo diciamo appassionato di esoterismo fa questo viaggio, ma poi scopre appunto che ci sono altre tracce tra virgolette magiche e rituali, per cui inseguendole arriva a scontrarsi con quello che è il fenomeno del tarantismo e in particolare di una donna che poi lui accompagnerà in quella che è appunto la cappella di San Paolo, dove si è fatto diciamo fino appunto alla fine degli anni 60 veniva fatto questo rituale per la liberazione dal morso, ovvero
la cosa funzionava così: una persona si sentiva male, si supponeva che era stata morsa da questo ragno, la prima cosa che era da fare era chiamare i musici, i quali con questi ritmi, che poi sono le musiche più o meno, non erano proprio quelle che sentiamo oggi, ma insomma più o meno i ritmi, l'incalzare è quello, e suonarono addirittura anche per giorni e giorni, a volte succedeva che potevano andare avanti anche una settimana, 10 giorni, fino a quando la, diciamo, la tarantata o la persona che comunque aveva subito il morso, non vedeva, non aveva questa visione di San Paolo che la liberava dal veleno. Cosa succedeva? Questa donna poi era libera, ma poi il giorno appunto di San Paolo tutti i tarantati dovevano recarsi in questa cappella di San Paolo, dove il rituale veniva un attimo rimesso in piedi all'interno della cappella, che è una cappella sconsacrata. E cosa curiosa, dal momento in cui però venivi morso, tutti gli anni nello stesso periodo ti sarebbero avresti rivissuto quel dramma lì, quindi dovevi ogni anno recarti di nuovo alla cappella di Galatina. C'è una cosa curiosa, perché facendo questi studi sul tarantismo ci sono molte cose che mi avevano affascinato. Per esempio, in questa cappella c'è un quadro. In questo quadro è un quadro che sfiora il sacro e il profano, cioè c'è qualcosa di pagano e qualcosa di cristiano, perché c'è sì la figura di San Paolo, ma alla sua sinistra ci sono due donne che stanno assistendo una persona svenuta. Siccome c'è anche un serpente, si capisce che questa persona è stata morsa. San Paolo non guarda loro, ha il volto che guarda dall'altra parte. Queste due erano due sorelle che storicamente erano quelle che avevano il dono di guaritrici, erano due streghe, diciamo, quelle che, due donne che avevano il potere della guarigione, che a noi si chiamano streghe, da curandere potrebbe essere, comunque loro avevano questo potere di curare. Succede che queste due donne, arrivate in età anziana, non avendo dei figli a cui tramandare questo potere di curare, perché il potere magico della guarigione solitamente viene passato solo a un familiare, un po' come le segnature, faccio per dire, non avendo nessuno a cui poter passare questo potere, ed era un peccato morire senza lasciarlo a qualcuno, lo lasciano a un pozzo. Quindi sputano in un pozzo, detto così proprio, e questo pozzo, l'acqua di questo pozzo diventa magica, diventa l'acqua che guarisce. Questo pozzo, attorno a questo pozzo poi ci costruiscono appunto la cappella, e lì è il pozzo che si trova presso la cappella di Galatina. E da lì è rimasta l'usanza anche successivamente, quando diciamo la figura di San Paolo prende piede, di far sì la grazia a San Paolo, cioè San Paolo fa la grazia, ma poi bisogna sempre passare per il pozzo a bere quest'acqua, che per motivi igienici oggi è chiusa, perché ovviamente potete immaginare cosa c'è, però resta appunto. E questo quadro rappresenta quindi sì da un lato il potere, diciamo, della figura di San Paolo, ma allo stesso tempo ci sono anche queste due, che è il potere pagano, quindi delle due, tra virgolette, streghe. Poi se si vanno a vedere i dettagli, in realtà la Puglia è piena di tutte queste cose, no? E quindi la cosa divertente per me nel fare questo libro è stato prendere un po' tutti i pezzettini del puzzle, rimetterli assieme e cercare di trovare un senso logico per creare una storia. Ovviamente i personaggi della storia sono romanzati, ma quello che non è romanzato ovviamente sono tutti i dati, i riferimenti, che è vero che arrivano in gran parte sicuramente dagli studi di De Martino, ma anche da studi che sono stati fatti anche più recentemente su, diciamo, teorie nuove che sono state sviluppate appunto da altri antropologi francesi e anche pugliesi, che adesso non mi ricordo il nome del tipo, perché c'è chi adesso studia proprio anche il tarantismo come musicoterapia, che è un altro aspetto ancora. Piriatti, esatto.
Quindi, ecco, a me, quando quindi uno prenderà questo libro, La Pizzicata, non ci troverà la storia della musica o della danza, della taranta, che è quella che oggi noi vediamo a delle feste, per carità, bellissime, come quella di Melpignano, dove comunque accorrono decine di migliaia di persone, ma è proprio uno studio della taranta da un punto di vista più magico, che forse è quello che mi interessava di più, perché alla fine cosa c'è di meglio per scrivere un fumetto se non indagare la magia? Ecco, è un diciamo, è un libro anche abbastanza breve, se vogliamo, però è abbastanza concentrato. È abbastanza concentrato. Devo dire che se qualcuno ha avuto il piacere, la passione anche di studiare De Martino in maniera più approfondita, ci sono molti personaggi che sono presi dai suoi video o anche da un libro fotografico che, diciamo, aveva fatto questo fotografo quando, che accompagnava De Martino nei suoi studi. E in particolar modo c'è appunto la figura di, a me aveva colpito questa fattucchiera della Basilicata, che la foto sembra veramente un trucco di Hollywood, tanto questa donna aveva una faccia scavata, proprio questo mento pronunciato, queste spille da vaglia, che poi anche le spille da vaglia, se uno va a approfondire il discorso magico della bassa magia, il discorso delle spille da vaglia portate in un certo modo servivano appunto per allontanare il malocchio, veniva usato appunto, quindi c'è tutta una serie di rituali che, vedendo le foto, ritornano, quindi se uno ha la passione di andare a approfondire ritrova tutta una serie di elementi. Stessa cosa vale per, ovviamente, essendo un libro ambientato agli inizi del secolo, anche tutta una serie di ricerche riguardo i costumi, ma anche i volti di quelli che erano, appunto, potevano essere i contadini pugliesi di inizio secolo. Diciamo che è stato un patrimonio non da poco quello di avere le fotografie di De Martino. Sebbene siano state fatte negli anni 50, in realtà ci rendiamo conto che la situazione rispetto a quella dell'Ottocento era cambiata veramente, veramente di poco. Ecco. Quindi, niente, io adesso non voglio prolungarmi oltre, perché c'è appunto questo video che è molto bello, ma vorrei lasciare anche spazio, ovviamente, a delle domande, se ci sono. Grazie. Va a prendere in mano il discorso del tarantismo e guardare solo De Martino. Anche perché De Martino ha fatto sicuramente un lavoro bellissimo e importante, ma in realtà molti studi che sono stati fatti anche negli anni successivi, diciamo, hanno dato un'immagine molto più ampia e più aperta, secondo me, di quello che era il fenomeno. E quindi De Martino è stato il punto di partenza, anche perché in realtà io mi ero già scontrato, tra virgolette, con il tarantismo vedendo proprio per sbaglio il video che vi voglio far vedere. Ma non ho letto ovviamente solo libri sul tarantismo. Come ho detto prima, questo libro, diciamo, riassume anche tutta una serie di volumi appunto su quello che sono i rituali, ma perché comunque il tarantismo, cioè il sistema di guarigione, pesca, diciamo, affonda le sue radici in quelli che sono comunque dei rituali magici, se vogliamo dire così, no? Per non dire poi appunto la teoria del rito dionisiaco, che poi si trasforma, eccetera, eccetera. Quindi non si può raccontare il tarantismo se non si conosce i rituali magici di bassa magia, quindi quelli che, per intenderci, che detta così sembra che stiamo parlando di Mago Merlino, in realtà sto parlando proprio di come togliere il malocchio, sto parlando di come fare le segnature, sto parlando... E il bello è che dentro queste cose ci devi entrare. Quindi io sono andato, per dire, per farne una, a Bologna, perché c'era una signora che sapevo essere molto brava con le segnature,
e le ho chiesto se poteva passarmi queste segnature. Sono dovuto starle dietro praticamente più di un anno, perché poi le segnature si passano solo un giorno all'anno, qualcuno dice due, qualcuno dice uno, e non è neanche quella parte che diciamo adesso si trova su internet eccetera eccetera, era proprio ancora col sistema che si usava una volta, no? E in questi rituali si trovano le tracce veramente di qualcosa di molto molto vecchio, come anche il rituale per togliere il malocchio, che anche quello è una cosa per la quale ho detto dove è possibile io ci voglio entrare, giusto perché mi serviva. Infatti all'inizio del libro c'è appunto questa fattucchiera, che è quella che, alla quale mi sono ispirato, della Basilicata, che fa un rituale per togliere il malocchio, che è quello classico con le forbici e l'olio, no? Ecco. Tutto questo mi serviva per fare da contorno, no? Quindi in realtà quelli che ho studiato sono moltissimi volumi proprio che parlano di quelli che erano le quali, le erbe, le cose, perché mi sembrava. Poi un disegnatore di fumetti deve recarsi sui luoghi dove è possibile, è ovvio che dovevo farlo sulla Nuova Guinea, mi era più difficile. Ma la Puglia, quale pretesto migliore per non andare a farsi un giro in Puglia? E quando vedi la Puglia, soprattutto la zona anche delle Cese, eccetera, e con questa pietra, la pietra leccese, con questo bellissimo appunto colore chiaro, risalta con questi cieli blu, azzurri, cioè una cosa che comunque un acquerellista non può restare indifferente. E poi chiacchierare, perché il fumettista chiacchiera tanto, perché a volte l'idea per qualcosa ti arriva quando meno te l'aspetti. Qui diciamo che c'è stato anche lo zampino per me dell'editore, perché appunto l'editore, conoscendo molto bene il territorio, essendo andato anche a prendere dei contatti con degli appassionati sia di Taranta, nel senso come musica, di Tarantella, dal costruttore di tamburi, di tamburelli, all'appassionato, a quello che aveva fatto il museo, eccetera, eccetera, fino appunto ad arrivare invece a quelli che erano degli antropologi, eccetera. Quindi devo dire che in questo caso il lavoro che ha fatto Gianni Miriantini era stato fondamentale, è stato molto importante e soprattutto mi ha risparmiato anche molto tempo, perché se vado io in Puglia non conoscendo bene, prima di arrivare alle persone giuste ci metti un po'. Ecco, quindi sì, bisogna essere, per fare un libro bisogna essere curioso, a 360 gradi. Per quello prima di fare un libro bisogna sempre essere pronti, cioè dire lo voglio fare veramente perché ho una gran passione di questo argomento qua. In questo modo sai che spaziando puoi trovare solo delle porte che aprendosi ti arricchiscono.